Allora, vogliamo leggere il Vangelo insieme e leggiamo questa sera un passo molto famoso del Vangelo di Matteo. Vangelo di Matteo al capitolo 5. Leggeremo dal versetto 13. Vangelo di Matteo capitolo 5 dal verso 13. Voi siete, dice Gesù, il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non essere gettato via e calpestato dagli uomini. E voi siete la luce del mondo, e una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. E leggiamo soltanto un versetto dal Vangelo di Marco a completamento di quello che abbiamo letto in Matteo. In Marco capitolo 9, il verso 49 e 51. Poiché ognuno sarà salato con il fuoco. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Amen. Quindi questa sera parleremo di sale, soprattutto di sale, e la domanda che troviamo in Matteo: con che lo si salerà? Una risposta, vediamo, troveremo invece, abbiamo visto, c'è in Marco. Quindi vogliamo considerare questo grande discorso di Gesù che tutti voi avete sentito, del sale, della luce, i discepoli che sono così chiamati nel grande sermone del monte, quando Gesù parlò, fece accomodare la gente lì su quella montagna. E tutti i capitoli dal 5 al 7 del Vangelo di Matteo sono la somma degli insegnamenti etici del Signore Gesù, che trattano in modo estremamente pratico qualcosa che è emerso, credo, anche dalle parole di testimonianza che abbiamo sentito. È stato anche detto, io voglio parlarvi un po' di cosa significa essere discepoli di Gesù, quello che Gesù voleva spiegare nel sermone sul monte. Parla di discepolato Gesù, discepolato pratico, ciò che significa essere un cristiano in termini pratici. Questo è un argomento, credo, molto impellente oggi nella Chiesa, perché questa parola si sta un po' perdendo di vista. L'ho detto anche giovedì, ma chiedo scusa a quanti c'erano, ma lo devo ripetere perché lo sento ancora molto forte. Succede che nel mondo ci sono migliaia, milioni di credenti. Tant'è vero, quando fanno le statistiche di una nazione, dicono quanti sono i cristiani, lì delle cifre iperboliche, percentuali, il 35, 40, 70% di una nazione, sono tutti credenti. Ma c'è una grande differenza tra essere un credente ed essere un discepolo di Gesù. C'è una profonda differenza. Ci sono milioni di credenti e migliaia di discepoli. E voglio parlare anche della Chiesa, la nostra Chiesa, delle nostre Chiese, le Chiese che ho conosciuto. La maggioranza delle persone che delle Chiese che ho conosciuto sono credenti, non sono discepoli. E questo non è una cosa molto carina. Perché? Perché essere discepoli di Gesù costa. Essere un credente non costa niente, è per grazia. Essere un discepolo costa, c'è un prezzo da pagare. Ed allora molti sono disposti a credere e a essere salvati e benedetti gratuitamente dalla mano del Signore, ma non tutti
sono disposti a essere anche discepoli di Gesù. E il discorso sul monte, il sermone sul monte, parla ai discepoli. Chi è un discepolo secondo Gesù? Quando uno diceva: Signore, voglio essere il tuo discepolo, Gesù un giorno si volta e disse: vuoi essere mio discepolo? Bene. Luca 14, 26. Se uno viene dietro a me, vuole essere mio discepolo, e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Aspetta un attimo, Gesù, ma tu mi hai detto di amare tutti, come faccio a odiare i miei genitori? Ma il Signore stava dicendo qualcosa di differente, lo sappiamo. Stava dicendo: se tu vuoi essere mio discepolo, ma non mi metti prima di tua madre, tuo padre, tua moglie, i tuoi fratelli, le tue sorelle, non puoi essere mio discepolo, mi devi amare più di loro, sta dicendo Gesù, in una maniera un po' ebraica. Vuoi fare il mio discepolo? Devi prendere la tua croce. Chi non porta la sua croce, non viene dietro a me tutti i giorni, dice Matteo, non può essere mio discepolo. Vedete allora come si fa la selezione subito? Allora, da credente, un sacco di credenti non fanno i discepoli, perché fare il discepolo costa. E chiunque di voi, ognuno di voi, e questa è la terza richiesta del Signore, che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Sono tre richieste del Signore. Vuoi essere mio discepolo? Allora, mi devi amare prima di tutti i tuoi affetti più cari. Uno. Due. Ogni giorno devi prendere la tua croce e seguirmi. Che significa? L'abbiamo spiegato tante volte. La croce non è la suocera. La croce è uno strumento, a quel tempo, era uno strumento di morte, vero? Un patibolo. Quello era la croce. E noi su quella nostra croce dobbiamo far morire noi stessi. Il nostro vecchio uomo, tutte le nostre vecchie passioni, tutti i nostri vecchi peccati, le nostre vecchie inclinazioni, ogni giorno ce lo dobbiamo inchiodare sopra. Quella è la croce, ogni giorno, perché come ti alzi la mattina, si alza con te anche un altro, il tuo vecchio uomo o la tua vecchia donna, che vorrebbe portarti a fare le cose di prima, e tu quello lo devi ammazzare subito. Come si alza, l'ammazzi subito. Ogni giorno lo devi uccidere. È l'unico omicidio legalizzato nella Bibbia, il vecchio uomo. Fate morire, dice la vostra parola, fate morire il vostro vecchio uomo. È duro a morire, eh? È come quei robot dei film di fantasia, tu gli spari, spari, poi ritornano, si rimettono insieme. Sono duri a morire questi vecchi uomini, ma quello lo metti sulla croce. E poi dice Gesù: chi non rinuncia a tutto quello che ha. Cioè, che significa, Signore, che devo andare al mercatino dell'usato e vendermi tutta casa? No, significa che tutte le mie cose sono tue, non sono mie, sono tue. Io sono l'amministratore e aiutami a amministrarle bene. Detto questo, vedete che non è tanto scontato che tutti sono discepoli. Io sto leggendo con mia moglie la mattina, consiglio per tutte le coppie, molto edificante, insieme, non solo pregare, leggere la Bibbia, ma anche da solo lo puoi fare. Prendi un bel libro cristiano, bello, di quelli edificanti, se vuoi te li consigliamo, e leggi di una paginetta, un capitoletto. E noi stiamo leggendo insieme un libro molto edificante che parla della nascita, diciamo, della Chiesa Pentecostale italiana a Chicago, pensate, ai primi anni del Novecento. E c'erano questi fratelli semplicissimi, erano tutti toscani questi, e stavano lì. E poi in modi rocamboleschi hanno avuto chi una Bibbia, chi a qualcuno gli ha parlato del Signore un altro, e c'è tutta la loro storia. E la cosa bella di questi semplici fratelli del 1904, 5, 6, dell'inizio del secolo, oltre alla loro semplicità, povertà, ignoranza, non erano molto acculturati, ma la cosa che li contraddistingueva erano, come accettavano il Signore, tutti i discepoli. Quelle persone, come accettavano Cristo, tutta la loro vita, come dice il Signore, era a sua disposizione. E furono quelli, infatti, che anche con sei figli a carico prendevano la nave, facevano un mese di mare e andavano in Italia a parlare di Gesù ai parenti. Un mese di mare con sei figli a carico per parlare a qualcuno di Gesù. Tu lo faresti?
erano tutti discepoli. E andiamo avanti. Gesù inizia, dopo aver elencato le beatitudini, parla di queste due piccole metafore del sale e della luce. I discepoli di Gesù devono essere sale della terra e luce del mondo, perché Gesù sta parlando ai suoi discepoli, ricordiamo. Abbiamo inquadrato? Poi, se questa sera hai compreso che devi fare un passo di fede e diventare discepolo, oltre che essere credente, è la sera buona per decidere. Se sei discepolo, sarai sale della terra. Perché sale della terra? Io l'ho letto tante altre volte questo passo, ma stasera l'ho riconsiderato sotto una luce diversa. Sappiamo che la Bibbia è sempre la stessa, la leggiamo magari da 40 anni, ma ogni volta il Signore ci dice una cosa nuova, vero? E questa è la cosa meravigliosa della parola di Dio. E ho avvertito cose nuove per il mio cuore che voglio condividere con voi. Quindi sale della terra, dice Gesù innanzitutto, se sei discepolo sei sale della terra, perché non ti devi isolare. Se sei un mio discepolo devi stare in mezzo alla gente, devi portare quel sale. Quindi è un'indicazione che dà il Signore: la Chiesa non si isola, la Chiesa si invece espande e si mischia, come il sale nell'insalata si mischia in mezzo all'umanità, in mezzo alla gente, per essere il sale della terra. Perché Gesù parla di sale? Perché di sale? Perché ha scelto proprio il sale il Signore? Poteva scegliere tante altre cose, perché il sale? Perché noi dobbiamo essere il sale della terra? E questa sera vi parlerò di tre cose: una grande chiamata, poi abbiamo una grande responsabilità e poi abbiamo un grande aiuto. Tre cose che riguardano i discepoli di Cristo, sale della terra. Prima di tutto c'è la grande chiamata. Voi siete il sale della terra. Cioè il verbo essere dice qualche cosa che non può essere in qualche maniera contraddetto. Tu sei, se sei un discepolo di Gesù, il sale della terra. Noi come Chiesa dobbiamo essere il sale della terra. E poi Gesù dice, c'è un ma se il sale diventa insipido, eccetera. Ma vediamo la chiamata. Essere sale, la grande chiamata del Signore. Tu, io, noi dobbiamo essere il sale della terra. E che vuol dire essere il sale della terra? Diceva un grande storico del passato, dei tempi di Gesù proprio, non c'è nulla di più utile che il sole e il sale. È vero, non c'è nulla di più utile che il sole e il sale, pensate. Perché nell'antichità il sale non è come oggi, che abbiamo finito il sale, vai al supermercato, vai all'alimentare qua sotto, portati un euro, compra il sale. Il sale l'abbiamo in qualche maniera, non lo consideriamo così tanto, sebbene è importantissimo il sale, è importantissimo ancora oggi. Ma ai tempi di Gesù era ancora più considerato. Perché Gesù sceglie di paragonare i suoi discepoli al sale? Perché questo sale è sempre stato un elemento molto apprezzato fin dai tempi più remoti dell'umanità e utilizzato in tantissimi modi. Mi sono segnato alcuni modi di dire. Veniva utilizzato come simbolo anche, sempre è stato utilizzato come un simbolo il sale. Gesù utilizza il sale come un simbolo: voi siete il sale della terra. Ma si trovano tanti altri detti sul sale. Un'antica usanza diceva, per esempio, che mangiare il sale, tanti secoli fa, insieme a qualcuno significava stringere con lui un'amicizia eterna. Cioè dovevi essere amico di qualcuno per sempre, ti vedevi, ti mangiavate il sale insieme. Gli adolescenti dicono: no, meglio McDonald's, no? Ecco, il sale, e diventavi amico per sempre. Bello questo. I romani, i nostri avi, lo chiamavano in latino sal, quindi facile, sale, sal. E la radice di tante parole latine, anche italiane, se ci pensate, dentro c'è il sale. Salute,
saluto, salve e poi, perché no, salvezza. Il sale sta pure dentro la salvezza, pensate. Perché per i romani era una cosa bella il sale. Se uno si innamorava, state attenti voi, se uno si innamorava, i romani dicevano, sapete come lo chiamavano? Salax. Sembra un detersivo. Un uomo innamorato, salax. Perché salax? Perché era in uno stato salato. Oggi noi diciamo è cotto, si è preso la cotta. E i romani dicevano è tutto salato, si è salato tutto, salax. Non vi salate troppo voi, eh? Salax. Perché il sale è positivo, è sempre questo aspetto positivo c'è nell'antichità. Gli ebrei anche, gli ebrei, Gesù era ebreo, lo ritenevano addirittura un elemento sacro il sale, e non c'era un'offerta fatta al Tempio sulla quale non ci fosse il sale. Perché, dice il libro del Levitico, condirai con il sale ogni oblazione e non lascerai la tua offerta priva di sale, che è un segno. Quel pizzico di sale è il segno del patto con il tuo Dio. Pensate, il sale simboleggiava il patto di Israele con Yahweh, il sale. Però era importante, era sacro. Lo usavano anche per dire i rabbini che il sale era il simbolo della scrittura. La Torah era rappresentata dal sale. Vedete il sale, quante belle immagini aveva nell'antichità. Ma perché i discepoli sono il sale della terra? Per diversi motivi. Io me ne sono segnati 6. Il primo, perché i discepoli di Gesù sono preziosi. Ecco, la cosa sembra strana a noi uomini del 2016, ma a quel tempo, al tempo di Gesù, il sale veniva chiamato l'oro bianco. Il sale aveva un valore incredibile, l'oro bianco. Se studiate la storia del sale, adesso non ve la faccio perché è lunga, per millenni il sale è stato oggetto di commerci, partivano con le carovane per portare il sale. Non ci sembra assurdo, no? Portavano il sale, e il sale aveva un valore che in certi momenti della storia cambiavano il sale con l'oro. Cioè un chilo di sale ti davano un chilo d'oro. Pensate, i romani lo davano per paga ai soldati a un certo punto. Infatti da lì è nato il famoso salario. Ci scostruivano le strade per portare il sale. Ce l'abbiamo, no? Qua dietro. Come si chiama? La via Salaria, che portava il sale. Quindi era prezioso, il sale era prezioso, era l'oro bianco, è qualcosa che noi oggi non comprendiamo, ma aveva un grande valore. I discepoli di Gesù, noi siamo preziosi davanti a Dio. Lo sapevi che eri prezioso davanti a Dio? A me piace sempre quel verso di Isaia 43, 4, che dice: tu sei prezioso, dice il Signore, tu sei prezioso agli occhi miei, sei stimato ed io ti amo. Tu sei prezioso, sei stimato e io ti amo. Allora, qualcuno ha una bassa autostima? Qualcuno qui si sente che non vale niente? Ebbene, se sei un discepolo di Gesù, sappi che tu sei sale e sei prezioso agli occhi suoi, sei stimato e lui ti ama. Questa è la prima caratteristica del sale, che è prezioso. A quei tempi era prezioso, l'oro bianco. Poi perché i discepoli sono il sale? Perché come il sale i discepoli sono, dovrebbero essere utili. Se c'è una cosa utile, lo diceva il vecchio lì Plinio, il sole e il sale è utile. Prova a togliere il sale dalla cucina. Io che non so cucinare, ogni tanto mi dicono fai la pasta, e io faccio la pasta, è facile fare la pasta, ma la faccio la metà delle volte scordandomi il sale. Ed allora quando arrivi alla fine lì, che è già tutta molla, è tutta, e non ci hai messo il sale, ha voglia poi a cercare di risolvere la situazione. È un disastro. Perché mi sono scordato di metterci una manciatina di sale in quella pasta? E non è la stessa cosa mangiare la pasta senza il sale e la pasta con il sale, vero? Ha tutto un altro sapore. Solo quel pizzico di sale ti cambia la cucina. Togli il sale dalla tua cucina e tante cose non le mangerai più.
ma in realtà il sale in cucina viene utilizzato, dicono, per l'8%. Per il 90% delle situazioni il sale ha altri utilizzi, hanno contato, pensate, voi siete il sale della terra, noi dobbiamo essere utili come il sale. Sapete quanti modi di usare il sale hanno contato? 14.000 modi di in cui il sale viene utilizzato, dall'industria chimica all'industria farmaceutica, al sale che buttano per terra per non farti slittare con la neve, al sale nei colori, al sale dappertutto sta il sale, nella plastica sta dappertutto il sale. 14.000 modi di essere utili, un credente utile. E magari qualcuno dice: a me non so fa niente, ma io ho poche forze, io non ho capacità. Tra quei 14.000 modi in cui il sale viene utilizzato, il Signore sicuramente ha anche qualche modo per utilizzare te e me. Ma io sono immobilizzato. Anche il credente immobilizzato in un letto all'ospedale può essere sale, ci credi? Anche nella peggiore delle situazioni noi possiamo essere sale. E l'abbiamo visto in questo bel film l'altra sera, questa vecchietta che era sale. Perché era sale? Perché c'era una cameretta dove pregava e basta, sale della terra. Se non puoi fare altro, se non puoi andare, puoi pregare, però, vero? E essere sale della terra. L'apostolo Paolo in prigione, legato con Sila nei ceppi, era sale o no? Era sale della terra in quella prigione. Cantavano, pregavano, è successo un miracolo. Sale sempre. Ci sono 14.000 modi in cui il sale è utile, e tu sicuramente puoi essere utile per il Signore e essere discepolo, come il Signore ti chiamerà. La terza cosa: Gesù chiama sale i suoi discepoli perché i discepoli di Gesù sono intelligenti. Accidenti, com'è che vado male a scuola allora? Perché non studi? Ma non è l'intelligenza l'intelligenza del quoziente di intelligenza per cui tu sai fare l'algebra e sai risolvere i problemi difficili. È l'intelligenza dello Spirito Santo. Perché i discepoli di Gesù hanno un'intelligenza spirituale. Proverbi 9:10 dice: il principio della saggezza è il timore del Signore. Perché il sale ci parla di intelligenza? Perché in tutta l'antichità il sale è sempre stato un simbolo di saggezza. Quando ti dicono che sei intelligente, infatti ancora oggi si dice che tu c'hai il sale nella zucca, cioè la tua testa è una zucca vuota, però se c'è il sale allora diventi intelligente. Il sale in zucca, eh? E tante altre cose si dicono del sale, della sapienza legata al sale. Non esistono discepoli stupidi. Sapete chi è lo stolto nella Bibbia? Colui che dice, Salmo 10, lo stolto, magari è un grande scienziato, ma è uno stolto, perché ha detto nel suo cuore: non c'è Dio, e Dio lo chiama stolto. Ma il discepolo di Gesù è sale, è saggio, perché ha la sapienza che viene dal timore del Signore. Principio della saggezza è il timore del Signore. E conoscere il santo è l'intelligenza, e tu sei sale perché sei intelligente. Sei contento di essere intelligente per il Signore? Comunque a me è un fiacco, è una cosa bella che il Signore ci considera intelligenti. Poi, quarto motivo perché i discepoli di Gesù sono sale: perché con la loro vita, la loro testimonianza, come il sale ferma e preserva dalla corruzione i cibi. Fin dall'antichità ho letto un po' di storie del sale, con i romani portavano il pesce addirittura salato, lo portavano dal mar nero, però dai posti più lontani. Ma come, ai tempi dei romani? Sì, perché era sotto sale e si manteneva. Non avevano il frigo, non avevano le celle frigorifere, non avevano i refrigeratori, ma avevano il sale, e il sale manteneva il cibo, lo preservava dalla corruzione. Questa è una grande azione del sale anche, ed è spiritualmente quello che dovremmo essere noi.
la presenza di un discepolo di Gesù ovunque, che sia a scuola, al lavoro, sull'autobus, per strada, in famiglia, dove il Signore ti porterà, dovrebbe essere, avere l'effetto di quel sale. Solo la nostra presenza, sale della terra. Ognuno ha le sue testimonianze. Io ricordo episodi della mia vita, ma penso che è successo anche a te, quando ti presenti nell'azienda e dicono: ah, che fai domenica? E allora, se sei un discepolo di Gesù, dici: no, io domenica vado al culto nella mia chiesa. E allora sei discepolo di Gesù, che non ti vergogni di Gesù, chiaramente. Ah, vai in chiesa, ah, eh sì, cominci a testimoniare, così sanno che sei un cristiano. E dopo un po' di tempo vedi che, quando raccontano la storiella quella che è un po' volgare, non ti coinvolgono perché sono imbarazzati della tua presenza, perché c'è qualcosa in te che ferma certe manifestazioni, certe parole anche. Quando era, ve l'ho raccontato, forse lo racconto a chi non lo sa, quando ero appena giovanissimo, avevo accettato il Signore, facevo il soldato. Io non lo dimenticherò mai, perché io non ho fatto niente, credetemi, non c'è nessun merito in me. Io avevo soltanto aperto il cuore a Gesù a 19 anni e stavo in un ufficio di militari. Chi ha fatto il militare con me sa com'era la caserma. Parolacce, bestemmie, c'era di tutto in quell'ufficio. Io ho accettato il Signore e ho detto semplicemente: Gesù mi ha cambiato. Però era vero, perché quelli mi conoscevano prima e mi vedevano dopo. Senza fare niente, fratelli e sorelle, forse questa è un'esperienza unica nella mia vita, perché il militare l'ho fatto fortunatamente una volta sola. In quella stanza bestemmiavano tutti, bestemmiavano come turchi, si dice. Come io ho detto di aver accettato Gesù, da soli hanno cominciato a non bestemmiare più. Dopo un qualche tempo, io continuavo a parlare del Signore, hanno smesso anche di dire volgarità. Dopo 3 mesi hanno smesso di fumare. Alla fine, quando uno entrava nella camera, io non facevo niente, uno entrava nella camera e diceva e sparava una brutta parola, uno dei miei amici lì, dei soldati che lavoravano insieme a me, si alzava e diceva: alt, tu queste cose qui non le puoi dire perché c'è lui. Ma cose così non mi sono più successe, perché non ho fatto più il militare. Ma cosa ho fatto io? Niente. Se sei sale della terra, gli altri se ne accorgeranno. Amen? Gli altri se ne accorgeranno e ti rispetteranno. Sì, magari troverai pure quello che ti prende in giro, magari troverai pure quello che continuerà a dire le cose brutte, ma le persone, troverai persone così, tante così, che ti rispetteranno, perché sei sale e fermi in un certo modo le cose che non vanno, dalle più semplici alle più brutte. Quinta cosa, quindi ferma la corruzione, e poi i discepoli di Gesù sono sale perché danno sapore. Un pizzico di sale dà sapore a tante cose, vero? La vita senza Gesù, fatemelo dire, è come un piatto, magari anche un bellissimo piatto cucinato senza sale. La vita col Signore è una vita saporita. A me piace così, la vita col Signore c'ha sapore. Avevamo una vita insipida prima, il Signore ha dato sapore alla nostra vita, ai nostri giorni. Un senso gli ha dato, vero? Il sale ha messo dentro di noi. E quindi i discepoli di Gesù, dove vanno, sono come il sale e danno anche sapore a quelli che stanno vicino a loro. Se noi pensiamo agli Atti degli Apostoli, quanti erano quelli che seguivano Gesù all'inizio degli Atti degli Apostoli? Circa 120, dice, proprio c'è il numero, circa, forse erano 118, forse erano 121. Erano circa 120, ma erano tutti sale della terra, dal primo all'ultimo. E circa 120 persone, in meno di 30 anni, hanno evangelizzato senza macchine, senza aeroplani, senza internet, senza televisioni, senza radio, senza amplificatori, senza musica, hanno evangelizzato tutto il mondo a loro conosciuto. Come hanno fatto? Perché erano sale. Erano discepoli
erano sale della terra. E il sapore di quella chiesa si è sparso dappertutto. Tant'è vero che anche i loro nemici lo riconoscevano che avevano una vita saporita. Che dicono i farisei a Pietro e Giovanni, Atti capitolo 4? Vista la franchezza di Pietro e Giovanni, si meravigliavano i farisei, ma capivano che erano popolani senza istruzione e riconoscevano che erano stati con Gesù. C'è qualcosa in te, Giovanni, Pietro, sei stato con Gesù, si vede, lo dicevano i farisei, questi sono stati con Gesù. Possono dire quelli che incontriamo la stessa cosa di noi? Possono dire i nostri colleghi di lavoro, i nostri parenti, i nostri amici a scuola, si vede, tu sei stato con Gesù, tu sei un discepolo di Gesù, si vede? Lo possono dire? Anche i nemici lo dicevano, perché quelle vite erano saporite, salate. E per finire, sono sali i discepoli perché devono fare qualcosa nel mondo. Colossesi 4:6 c'è un bel versetto che dice: il vostro parlare, state attenti, il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con il sale. Che vuol dire, Signore, che parlo condito con il sale? Significa che quando parlo, nelle mie parole, nel mio parlare, non ci deve essere solo la grazia, quindi non devi strillare, non devi urlare, devi essere una persona educata, ma ci deve essere il sale. E che cos'è il sale nelle mie parole? Nelle nostre parole, qual è il sale? Qual è? Questo è il condimento. Cioè, tu parli a qualcuno e dici delle cose tue con grazia, è carino, è bello, ma se tu prendi da questa saliera, ci metti la mano dentro, facciamo così, e sali le tue parole con questo sale, il tuo parlare sarà condito con sale e tu sarai una persona che provocherà con il suo agire, con il suo parlare, la sete di Dio intorno a te. Il sale di Dio mette la sete di Dio. Se sei un discepolo, sei sale. E finiamo, perché queste sono le caratteristiche dei discepoli, che sono preziosi, utili, intelligenti, fermano la corruzione, danno sapore, provocano la sete, perché sono sale. Ma c'è una grande responsabilità, caro fratello, cara sorella, cari fratelli e discepoli di Gesù. Dice Gesù, e ce lo dice molto chiaramente, c'è un pericolo anche per i discepoli, anche per coloro che sono il sale della terra. Se il sale diventa insipido, dice Gesù, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non essere gettato via e calpestato dagli uomini. Guardate che Gesù parlava di una cosa che si vedeva ai tempi suoi. Questo sale che usavano a quei tempi non era il sale raffinato nostro, era un sale che si poteva corrompere. Era un sale che usavano, ma che se lo usavano male, alla fine perdeva il suo sapore. Diventava insipido, una polvere bianca, inutile. Sembrava sale, ma tu lo andavi a sentire e non sapeva più di niente. Pensate, un sale senza sapore, una polvere bianca, inutile. Come succedeva tutto questo? Succedeva per un paio di motivi che riguardano anche i discepoli di Gesù. Quando è che il sale diventa insipido? Quando diventava insipido? O pazzo, dicevano il sale pazzo. Quando è che si impazziva il sale? Quando questo sale del Mar Morto che usavano in Palestina lo trattavano male. Magari la massaia lasciava il contenitore col sale sul davanzale della finestra o all'aperto, ci pioveva dentro. Esposto alle intemperie, quel sale perdeva la sua salinità. Quindi, per trascuratezza, il sale diventava insipido per trascuratezza. Tu sei il sale della terra, io sono il sale della terra. Ma se noi trascuriamo, abbiamo sentito delle belle testimonianze oggi che ci parlano proprio di non trascurare. Per esempio, come dice la parola di Dio, mi riaggancio un po' alla testimonianza del fratello,
Quando è che noi trascuriamo la salvezza? Dice la Bibbia, l'Epistolo ai Ebrei, non trascurate la vostra salvezza, una così grande salvezza. Non la trascurate, perché io posso trascurare la salvezza? Sì. Come la trascuro? Cominciando a eliminare dalla mia vita, abbiamo sentito anche dalla sorella, tutte quelle belle cose che mi fanno diventare, mi incoraggiano ad essere discepolo. Ed allora, se posso andare a una riunione, ma non mi vado ad andarci, sto trascurando, no il pastore, no il fratello, sto trascurando la mia salvezza. È un po' peggio. Sto trascurando il mio grado di salinità. Sto diventando piano piano insipido, perché non mi circondo di quelle cose che mi mantengono, non sto nella saliera insieme a tutto l'altro sale, ma mi sto esponendo magari a qualche situazione diversa. Il sale diventa insipido per la trascuratezza. Non trascurare il comandamento che troviamo nel Nuovo Testamento. Una vita cristiana trascurata, vissuta pigramente e superficialmente, alla fine ci renderà insipidi. Tutte le cose che abbiamo detto prima non ti succedono, stai tranquillo. Nessuno ti dirà chi sei, cosa ti è successo. Nessuno sentirà, si fermerà, non sentirà nessun freno stando vicino a te, perché non sei sale, sei diventato una polvere bianca e insipida. È un brutto segno questo, eh? Perché poi sapete che succede a questo sale? Gesù dice che viene preso e calpestato dalla gente. Lo prendevano, lo buttavano in mezzo alla strada. E quello succede a chi diventa insipido. Verrà preso in giro e calpestato dagli uomini. Il primo pericolo, trascurare la salvezza, tu trascuri il Signore, trascuri la preghiera, trascuri la Chiesa, trascuri la testimonianza, trascuri di leggerti un bel libro cristiano, trascura, alla fine diventerai insipido, insipida. E la tua vita sarà una vita così, un cristianesimo insipido, sciapo, che non soddisferà né te e tantomeno quelli che ti stanno intorno. È un grande pericolo, perché ce lo dice il Signore. E poi un altro modo era per diventare insipidi era mescolare questo sale, sempre per questa trascuratezza e superficialità, con la polvere. Cioè, se questo sale non era chiuso ma si mischiava con la polvere della terra, diventava insipido. Non credo che ve lo devo spiegare che significa. Se noi ci mischiamo, Gesù ci ha detto che ci dobbiamo santificare. La parola di Dio ci chiama a santificazione, cioè a vivere nel mondo ma non essere del mondo. Così dice la scrittura, vero? Siete nel mondo ma non gli appartenete. Essere sale ma non mischiarci con la polvere. Se cominciamo a fare dei compromessi, cari fratelli, cominciamo a fare dei compromessi con il mondo, con le cose del mondo, con le cose che piacciono a tutti. Il Signore ti dice non lo fare e tu lo fai. Il Signore ti dice non lo fare, ma l'altro, quel fratello lo fa. Cioè, anche questo è errore, eh? E tu non guarda quel fratello che lo fa, guarda quello che non lo fa e guarda la parola di Dio. Non lo dire, ma quello l'ha detto. Tu guarda quello che non lo dice. Se noi ci mischiamo con questa polvere che ci abbiamo intorno, fratelli, perderemo la nostra, il nostro sapore. E il sale che diventa insipido è veramente inutile. Dice Gesù non serve più a niente. Cioè, pensate voi un discepolo di Cristo che non serve più a niente? È una tragedia. Noi vogliamo dire no, Signore, non succeda mai nella mia vita. Che ne dite? Non succeda mai nella mia vita. È la sconfitta più terribile che potrei avere nella mia vita, di diventare sciapo. E la terza cosa per finire. Abbiamo detto che Gesù dice in questo passo di Matteo, con che lo si salerà questo sale insipido? Cioè non c'è più speranza, sembra, da questo passo, vero? È finita, sei diventato insipido, via, ti buttiamo in mezzo alla polvere e lì sarai calpestato dagli uomini. Te lo sei meritato, sembra quasi questo passo. Ma poi in Marco io vedo che c'è quasi una parola in più di speranza per coloro che si sentono insipidi stasera. Coloro che forse si sono resi conto di non appartenere tanto alla schiera dei discepoli, ma quella dei credenti. Dei credenti,
ma io sono un credente. Ma Gesù non ti ha chiamato a fare il credente e basta, ti ha chiamato a fare il discepolo, è diverso. E senti questa vita sciapa e poi pensi che è colpa di qualcun altro, ma sarà colpa della musica della chiesa, sarà colpa di quello che predica, sarà colpa di quell'altro, dà la colpa a tutti, ma il Signore ti invita a metterti davanti allo specchio e a vedere che tipo di discepolo di Gesù sei. C'è una speranza per coloro che si sentono sciapi stasera, qualsiasi sia stato l'errore, si sei trascurato, hai trascurato la salvezza, hai trascurato le cose di Dio, hai trascurato la Bibbia, la preghiera, la Chiesa, la testimonianza, sei stato una persona superficiale, ma c'è una speranza, questo mi piace, annunciare questa grande speranza. Marco 9,49 dice questo verso che abbiamo letto, che ci pare è un po' misterioso, però ci serve a noi che siamo sale. Se perdiamo un po' di sapore, c'è un modo per essere di nuovo insaporiti. Ognuno, dice Gesù, sarà salato, è un'indicazione, è una strada, è una speranza, sarà salato col fuoco. Allora subito ci sono quelli che hanno interpretato, che è sto fuoco? Il fuoco brucia. Il fuoco fa male. Sì, potrebbe che il Signore, per ridare sapore alla tua vita, permetta qualche prova nella tua vita, perché è scritto nella Bibbia, c'è scritto che in Prima Pietro capitolo 1 è necessario che siate afflitti da svariate, sentite, è necessario che siate afflitti da svariate prove affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è più preziosa dell'oro che perisce ed è provato col fuoco, sia motivo di lode, gloria e onore al momento dell'apparizione di Gesù Cristo. Cioè, a volte il Signore permette le prove nella nostra vita perché siamo sciapi, e allora quel fuoco della prova a tanti cristiani gli ha fatto bene. A un certo punto, persone che non pregavano più, persone che non leggevano più la Bibbia, persone che non testimoniavano più, arriva una prova e li vedete trasformati in meglio, quando c'è questo opera di Dio. Ma io vedo un'altra cosa, vedo che invece questa vale per tutti noi, perché noi che diciamo di essere pentecostali ce lo siamo un po' scordati il fuoco della Pentecoste, eh? E quando abbiamo cantato se lo Spirito di Dio si muove in me io faccio tutte quelle cose, ma si muove lo Spirito Santo in noi come in David? La domanda. Il fuoco che rappresenta chiaramente il battesimo dello Spirito Santo, Gesù che dice, Giovanni Battista che dice, dietro di me viene uno, che era Gesù, che farà il Messia? Vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco, e il fuoco vi salerà. A me piace questa interpretazione, fatemi più di quella della prova. Sono vere tutte e due, ma il fuoco dello Spirito Santo è quello che ci dà veramente quel sapore del discepolo di Cristo. Fratelli, è tardi. Se era il culto rumeno, era appena iniziato, perché vanno alle 4 o 5 ore. So che è tardi, sono le 9 e un quarto. Devi vedere la domenica sportiva? No. Sono le 8 e un quarto. Era una profezia, perché staremo qui un'altra ora. No. Però qualche minuto voglio rubarvelo ancora, se mi consentite. Ho finito. Voglio parlarvi di una storia che ho letto, molto bella, di due uomini, due nostri fratelli dell'inizio del movimento pentecostale tra gli italiani. Erano emigranti in America. Uno si chiamava Piero Ottolini, uno era toscano e l'altro mi sembra che fosse o abruzzese, e l'altro si chiamava Luigi Francesco. Erano due che mettevano le mattonelle per terra, due lavoratori con famiglia eccetera. In maniera miracolosa gli arriva a uno una Bibbia, un altro una testimonianza, e questi aprono il cuore al Signore e cominciano a credere in Gesù.
ma sentivano che gli mancava qualcosa. Era il tempo del grande risveglio pentecostale, che sappiamo 600 milioni di persone hanno, diciamo, creduto in questo risveglio nel mondo. Era l'inizio proprio. E Piero Ottolini e Luigi Francescon erano due fratelli italiani lì a Chicago, semplici, poveri. Si convertono, ma ancora non hanno fatto questa esperienza. Quindi cosa abbiamo letto oggi? Vuoi essere discepolo? Allora la strada più facile per essere veramente un discepolo di Gesù e riuscire a fare anche quello che il Signore ti chiede come discepolo, a pagare il prezzo del discepolato, essere salato col fuoco. Quella è la strada più facile. Ti darà quella forza, quell'energia che non abbiamo. E Piero Ottolini e Francesco però litigavano. Perché? Litigavano per cosa? Stavano in chiesa, ma litigavano perché uno diceva, leggevano la Bibbia, il conto loro, erano molto semplici, uno diceva la domenica e dobbiamo fare come gli ebrei, come il sabato degli ebrei. Quindi probabilmente non voleva lavorare, voleva fare una cosa tipo il sabato ebraico, l'aveva interpretata così. Di cosa stiamo parlando? Di sciocchezze, no? La domenica. L'altro invece diceva no, ma no, non è vero, dobbiamo solo andare al culto, non è che devo stare a casa, non poter neanche lavare i piatti. Cioè, e cominciarono a discutere per queste sciocchezze. I cristiani spesso, anzi direi forse al 99% dei casi, si fermano a dibattere su sciocchezze. Ma poi è successa una cosa. Francesco se ne andò dalla chiesa per questa cosa. La domenica deve essere come il sabato degli ebrei. Se n'è andato con due o tre famiglie da questa piccolissima comunità di Chicago di italiani emigranti. E lì c'è stato un grande turbamento, no? Dopo qualche tempo hanno fatto un lavoro insieme, si sono trovati a mettere le mattonelle insieme. E Ottolini dice, racconta, scrive, suo Francescon era diventato un'altra persona. Perché il suo volto era cambiato, il suo modo di parlare era cambiato, non c'erano più tutte quelle polemiche, ma lui mi invitava soltanto, vieni, perché devi venire nella chiesa che ho conosciuto con me e devi ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Cos'è che ha fatto la trasformazione dalla polemica alla Pentecoste? È stato proprio questo, il fuoco. Quando viene il fuoco di Dio su una persona, finiscono le polemiche, finiscono le sciocchezze e comincia una vita nella potenza di Dio. E comincia una vita in cui noi fratelli e sorelle ci dimentichiamo le cornici e guardiamo il quadro. Una vita dove noi cominciamo veramente a cercare il Signore, a pensare alle cose belle di Dio e alla testimonianza. E tutte le altre cose cadono. Ma abbiamo bisogno di essere salati con il fuoco. Io ho finito. Questa sera la scelta la lascio a te o la lascio a me. Che vuoi fare della tua vita? Mosè diceva, abbiamo letto il Salmo, i nostri giorni, lo vediamo, sono come l'erba, ce ne andiamo. Che vuoi fare di questa unica vita che il Signore ci ha dato? Vuoi vivere un cristianesimo da bravo credente? Magari sei anche bianco come il sale, magari, sembri sale, sei un bravo credente, ma Dio sa chi sei. Perché assaggiando la tua vita ti trova sciapo o sciapa. Questa sera invece potresti dire, sai che c'è Signore? Visto che si campa 70-80 anni, io faccio il conto alla rovescia, se no 59, quanto fa? 70-59? Sono quasi arrivato. Nella peggiore delle ipotesi sono quasi arrivato. Che farò in questi 11 anni? Che faccio? Faccio il credente o faccio il discepolo? Che voglio fare? Che vuoi fare? Tu fatti il conto, 70-80, se sei ottimista di 80, se sei pessimista di 70, fai la sottrazione. Che vuoi fare in quello che ti rimane? Il credente o il discepolo? Dipende soltanto da noi, dalla risposta che daremo al Signore questa sera e quando torneremo a casa. Vogliamo chiudere gli occhi e pregare?